Nel quadro della transizione ecologica, i contratti di fiume rappresentano un modello innovativo di gestione delle risorse idriche. Possono fornire un contributo fondamentale per innalzare la qualità ambientale dei territori fluviali e mettere in atto una gestione integrata dei corsi d'acqua al fine di raggiungere e mantenere gli obiettivi previsti dalla direttiva quadro acque e dal piano di tutela regionale delle acque. Massimo Bastiani, coordinatore del tavolo nazionale. Fino ad oggi si è intervenuti da lontano, adesso si interviene sui territori e si sentono i bisogni delle comunità locali, proprio perché i problemi, come abbiamo visto nella crisi per esempio idrica di questo periodo, la carenza delle risorse idriche è un problema che ci riguarda tutti, non riguarda soltanto la regione o il governo. Diciamo così, ci si appella soprattutto al senso civico, al senso di responsabilità. Bravo, esattamente, è proprio il senso di responsabilità, il centro è proprio quello. Fino ad oggi abbiamo delegato tutto, ma come possiamo vedere molto chiaramente purtroppo i problemi poi ci ritornano. Non esistono soluzioni magiche, ogni soluzione necessita lavoro. Questo è un impegno, come dicevo, un impegno collettivo che tutti dobbiamo assumerci. Sindaco, il fiume Pescara senza dubbio è un patrimonio da tutelare e valorizzare. Sì, dovremmo capirlo tutti quanti, perché mi sembra che fino ad oggi questo aspetto non è stato tenuto nella giusta considerazione. Vogliamo coinvolgere tutti quanti i comuni che si trovano sull'asta fluviale del fiume Pescara per garantire la bellezza del fiume, per garantire l'acqua che oramai sta quasi scomparendo. I comuni aderenti al contratto di fiume Pescara sono 17, Pescara capofila, Alanno, Bolognano, Bussi, Capestrano, Castiglione a Casauria, Cepagatti, Chieti, Manoppello, Popoli, Rosciano, San Giovanni e Teatino, Scafa, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre dei Passeri, Turri Valignani. Dinceco, l'importante è arrivare. Sì, noi arriviamo con ritardo, ma arriviamo consapevoli e con la voglia e la volontà di utilizzare questo strumento che è fondamentale per riportare i fiumi finalmente ad essere quello che dovrebbero essere in tutta Italia, cioè un luogo di aggregazione, un luogo di recupero delle risorse idriche, un luogo di rivitalizzazione delle sponde. Per troppi anni questo non è accaduto, adesso finalmente abbiamo gli strumenti, lo strumento idoneo, ci stiamo lavorando, abbiamo delle risorse finanziarie e nei prossimi mesi dovremo produrre progetti. Con la transizione ecologica e con il PNRR, finalmente io credo che fra qualche anno avremo grandi risultati.